L'ultima di regular season è un derby per Rimini Marignanese Cattolica. Al Calbi si incontrano la quinta forza del campionato, biancorossa a quota 51 e la penultima della classe. I giallorossi con i loro 28 punti da mercoledì sono matematicamente retrocessi in eccellenza. Valeriana e compagni, per essere certi di giocare i playoff che scatteranno già mercoledì 23, devono fare loro i 3 punti. Ancora assenti in casa biancorossa Pupeschi, Viti, Sambò, Nigretti, Scotti e Capicchioni. Arlotti parte dal primo minuto. Il primo tentativo è un tiraccio di Gomissa da fuori area all'ottavo, pallone lontano dai pali difesi da Faccioli. Ben più insidiosa la conclusione di Signori che al dodicesimo centra in pieno la traversa. Il pallone si impenna e torna in campo, Adorni deve smanacciare. Al ventesimo l'ex biancorosso docente entra in area e calcia, pallone a fondo campo. Al ventiduesimo Vutai si presenta tu per tu con Faccioli che gli chiude lo specchio. Al ventisettesimo Merlonghi per Garavini che spara lato. Al 33esimo cross di Gomissa da destra, l'incornata di Vutai manda il pallone di un soffio oltre la traversa. Al 39esimo il sinistro di Vutai dal limite dell'area termina lato, con Faccioli che controlla la traiettoria in tutta tranquillità. Al 40esimo Merlonghi porta in vantaggio i padroni di casa, con una conclusione alle insigne che non lascia scampo ad Adorni, 1-0. Al 43esimo primo angolo per il Rimini, Ricciardi mette al centro, Ambrosini si coordina per la rovesciata, sfera a fondo campo. Si va all'intervallo con la Marignanese avanti di un gol. Al terzo della ripresa gran cross di Nanni per il colpo di testa di Vutai, Faccioli si supera e gli nega il gol. All'11esimo sugli sviluppi di un corner di Ricciardi, dopo l'uscita di Faccioli Ambrosini ci prova di testa un passo dentro l'area, pallone alto. Al quarto d'ora Ricciardi per Arlotti, la cui conclusione a giro finisce a lato. Al 20esimo il Rimini pareggia. Assist di Arlotti per il neoentrato Battisti, che da ottima posizione infila Faccioli, 1-1. Al minuto 24 Lago si libera bene al tiro, Adorni mette in angolo. Un minuto dopo, lo stesso Lago riceve in area e fulmina Adorni. Il numero 16 giallorosso festeggia con una capriola il nuovo vantaggio dei suoi, 2-1. Alla mezz'ora Zanni per Go, che si libera il tiro, conclusione sul fondo. Al 31esimo traversone basso di Pecci per la deviazione di prima di Vutai, sfera lato. Al 41esimo Arlotti risolve un batti ribatti nell'area dei locali. Il numero 9 biancorosso controlla, sposta il pallone e mette in fondo al sacco il 2-2 con cui si conclude l'incontro. Il punto basta al Rimini per chiudere in quinta posizione. Il Forlì non va oltre lo 0-0 sul campo della Bagnolese. Mercoledì, nella prima gara di playoff, il Rimini affronterà l'Aglianese.